Ciao ragazzi e benvenuti a tutti. Oggi parleremo di animazioni. Animazioni è la base per creare i nostri giochi. Ok? Quindi oggi andiamo a vedere come caricare frame e creare una buona animazione per i nostri giochi. Ok? Andiamo lì. Prima cosa, dobbiamo caricare un asset. Chi ce l'ha già dentro, perfetto, ma nel caso dobbiamo caricarlo. Quindi andiamo a prendere questo asset. Nel mio caso ce l'ho in una pasta, in una cartella separata. Ok, andiamo a prendere l'asset e inseriamolo qui dentro. Passaggio successivo. Abbiamo caricato tutto questo, ma adesso dobbiamo trasformare l'asset caricato. Passarlo da texture a sprite. Ok? Adesso andiamo qua nello sprite mode e mettiamo da single a multiplo. Questo possiamo lasciarlo, pix per unit, non ci interessa per adesso. Allora, vediamo qui, c'è generate mipmaps. Questo normalmente si utilizza per creare una prospettiva di distanza, per alcuni giochi non necessita, oltre a questo. Questo generate mipmaps stanca il processore del 15% in più. Quindi, se non è strettamente necessario, se non c'è un'idea di profondità e quant'altro, è maggiormente più usato nei giochi 3D, sarebbe l'ideale toglierlo per alleggerire il peso del gioco stesso. Ok, qui per quanto riguarda bilinear, possiamo lasciare bilinear. Opa. Adesso applichiamo questo, ok? Fatto apply, abbiamo preparato una pasta, andiamo in Sprite Editor. Nel mio caso ognuno ha logico il suo, la griglia è di 128 per 128 e attiviamo, no, scusate, 256. Oh, ho sbagliato. 256. 256, ok, e attacchiamo. Però c'è la possibilità di farlo in maniera automatica, che lui sceglie cosa prendere in maniera automatica. Nel caso mio non l'ho fatto perché c'ha un'apertura laterale. Se io facessi l'automatico questo, quando poi andrei a prendere la frame sarebbe centralizzato nella frame. Io non voglio questo, io voglio mantenere la prospettiva del quadrato in generale, in modo da poi poter prendere e creare l'effetto senza spostamenti o animazioni un po' strane, ok? Quindi nel caso voi abbiate varie misure potete utilizzare l'automatico. Nel caso mio utilizzo il grid by cell size, che angolazione di quello. Vado qui ad applicare questa modifica. In questo momento, se noi andassimo all'interno di questa icona che prima non aveva questa freccia, adesso troviamo le frame. Ok? Qui ci sono tutte le frame che necessitano dalla prima all'ultima. Ok? Adesso il primo passo per poter accedere a creare l'animazione è quella di inserire una frame all'interno del nostro quadro, ok? La posiziono qui, che c'è un po' di spazio. E adesso andiamo alla seconda parte, la parte diciamo più importante dell'animazione stessa. Andiamo all'interno, allora creiamo una cartella, se in caso non ce l'avete, Animator. Questo è un consiglio che do per poter lavorare e mettere all'interno di questa le nostre animazioni. Ok? Partiamo da qui adesso. Prendiamo la sprite che come vedete è già selezionata e qui andiamo a lavorare giustamente sulla parte dei componenti della sprite. Ok? Addizioniamo il componente, andiamo in Miscellaneous e ci sono due animator. Fate attenzione. A noi interessa per adesso questo animator da addizionare.
come componente e lo troviamo qui. Okay? Preparato questo componente, adesso andiamo nella nostra parte di animazioni, accediamo al nostro menu e creiamo in questa forma un Animator Controller. Ok, Animator Controller è questa con questi tre quadrati e triangolo qui. Animator Controller, io consiglio sempre di dare lo stesso nome che noi diamo al nostro oggetto, in modo da avere un'idea quando poi stiamo eliminando l'oggetto che fonti andare a eliminare. Ok, o sappiamo anche più facilmente come andare a prendere l'oggetto. Quindi se abbiamo il minuscolo diamo il minuscolo, se è in maiuscolo diamo in maiuscolo, in questa maniera diventa più facile da gestire. Adesso andiamo qui sul nostro oggetto e inseriamo questo magic che abbiamo preparato adesso, lo prendiamo e lo spostiamo all'interno dell'Animator Controller. Ok? Lo lasciamo qui dentro. Apparirà il nome dell'oggetto spostato all'interno di questa animazione. Avatar non è importante, questo riguarda più i giochi 3D, perché questo Unity serve anche molto per i giochi 3D. Ok, quindi possiamo lasciare il resto come sta, non è importante mettere mani in altre cose, lasciamo tutto come sta e adesso andiamo nella finestra Animation. Fate attenzione, se questa finestra non dovreste trovarla lì, potete andare in questa window, in questa finestra e prendere Animation. Ok? Quindi abbiamo questa finestra, se vedete abbiamo il nome dell'oggetto sul quale andremo a lavorare e facciamo create. Adesso stessa cosa, diamo lo stesso nome del controller e dell'oggetto alla nostra animazione. Nel caso ce ne fosse più di una, poi possiamo addizionarla, ok? Attraverso questa finestra create new clip, per esempio tipo un'astronave che dobbiamo fare i comandi destra, sinistra e centro, daremo altre indicazioni che potremo utilizzare attraverso questa create new clip. Qui per ora stiamo creando la clip di nome magic. Ok, adesso andiamo negli sprite dove abbiamo la nostra animazione, clicchiamo con il tasto sinistro del mouse nella prima animazione e con il tasto sinistro e shift della tastiera, con il tasto sinistro del mouse shift della tastiera, carichiamo tutte le immagini. Ok, posso caricare anche l'ultima se voglio, anche se niente. Questo poi lo vedremo in un'aula preparata cioè si può fare anche adesso semplicemente caricando questo, ma questa è una cosa che vedremo più là in un'altra aula che sto al momento preparando. Per in quanto, se vogliamo evitare che lo spray rimanga sullo schermo, possiamo anche prendere l'ultima parte. Quindi tasto sinistro del mouse e shift della tastiera. Adesso, una volta preso questo, prendiamo con il tasto sinistro del mouse, prendiamo tutto e lo spostiamo sulla parte della nostra animazione. Facendo questo abbiamo tutte le animazioni. Mamma mia, voi direte: che cosa hai fatto tutti insieme? No, ragazzi, non c'è nessun problema qui. Allora, voglio mostrarvi una cosa, ma andiamo in esecuzione in questo momento, solo per mostrarvi una cosa. Guardate la velocità che si crea la frame, ok? Molto veloce. Io la voglio un po' più lenta. Allora, cosa devo fare? Devo diminuire attraverso il samplers, noi diminuiamo le frame per secondo. In questo caso sono 60 frame al secondo. Voi immaginate se un'animazione sono 30 frame e mezzo secondo. Ok, nel nostro caso sono 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Cioè 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 animazioni compreso la finale. Quindi immaginate che tutto questo accade in meno di mezzo secondo. Io voglio allungarla un po' di più, ok? Voglio fare 27 animazioni. Cominciate a vedere come lo spazio si inizia a distaccare e nonostante questo, quando manderemo in ballo l'animazione, l'animazione sarà ben più lenta e più fluida, ok? Molto più bella. Se poi volessi ancora diminuire, posso fare 15. A questo punto l'animazione prende tutto un altro aspetto. Olia, vedete che bellezza! Un'animazione davvero spettacolare. Ok, detto questo, quindi diminuendo le frame, diminuite lo spazio, ah, cioè aumenta, diminuendo le frame, aumentate lo spazio tra una frame e l'altra. Ok, ora voglio mostrare per alcuni di voi quando si clicca. Qui abbiamo il controller e abbiamo l'animazione. Cosa importante, se io voglio decidere quante animazioni, il loop e qualcosa, devo creare sull'animazione e per esempio in questo caso eliminare il loop. Se io elimino il loop, quando vado a visitare l'animazione, ecco che l'animazione alla fine dell'ultima frame, che nel nostro caso era il vuoto, esattamente, l'animazione scompare. Se io ho bisogno di un'animazione infinita, basta lasciare semplicemente 0. Poi, ragazzi, qui è solamente semplicemente testare e vedere. Per quanto riguarda questa pillola di animazioni per la nostra piattaforma Unity, scusate, ma io parlo sia italiano che portoghese, vivo in Brasile. E quindi alcune volte mi succede di bloccare un po' la lingua, però per quanto riguarda l'animazione di Unity, per quanto riguarda oggi, è tutto. Un abbraccio a tutti quelli che mi stanno seguendo. Ciao!